confermo la mia soddisfazione, anche curiosità verso questo nuovo strumento di dialogo tra territorio e amministratori. Quotidianamente, diciamo, ovviamente lo consulto per verificare un attimino le idee, per essere in linea con quelle che sono le proposte, le problematiche della Valsassina. Purtroppo poi il poco tempo che mi rimane non mi consente di partecipare magari a una discussione attiva. Però per il momento è sufficiente conoscerle le problematiche, poi troveremo anche il tempo eventualmente per dialogare. Sicuramente uno degli strumenti più pratici e più aggiornati, proprio per conoscere lo stato d'animo della gente del proprio territorio e le proprie aspettative.